Vai, tirati la mascherina. Bravissimo, fermo lì, lo sai che devo arrivare un pezzettino. Tamponi rapidi a tappeto per tutti gli studenti delle scuole elementari e medie di Bibbiena prima del ritorno sui banchi di scuola. Uno screening di massa che è iniziato questa mattina. È fondamentale prima del rientro in classe, evidentemente, perché è chiaro, avere una risposta prima del rientro è certamente un qualcosa che dà una sicurezza maggiore per il rientro. Non dimentichiamoci che il Casentino è stato particolarmente colpito nelle scuole. Nella seconda ondata abbiamo avuto oltre 800 positivi in tutto il Casentino e una bella parte di questi sono stati anche nelle scuole, quindi davvero questo dà ancora più risalto al progetto. Se ci fosse qualche bambino positivo, almeno si cerca di non farlo andare per mantenere tutti gli altri in presenza per quello che possiamo, insomma, un piccolo aiuto, niente di più. Al lavoro da questa mattina dunque 40 volontari e 25 professionisti tra infermieri e medici. Per la comunità, abbiamo risposto per la comunità. I test rapidi sono effettuati al centro sociale di Bibbiena Stazione e alla palestra comunale di Soci. Un minuto deve stare il tampone nel reagente, passato un minuto dobbiamo inserire questo nuovo, diciamo, tampone, quindi buttare via questo, inserire questo per 10 minuti e poi dopo, se si colorano due strisce è positivo, se se ne colora una sola è negativo. Al momento che se è negativo le famiglie non verranno chiamate, se invece è positivo entro la mattinata le famiglie verranno contattate. Lo screening di massa su base volontaria riguarderà per il comune di Bibbiena ben 1000 persone, tra bambini, ragazzi delle scuole elementari e medie, docenti e personale scolastico. La risposta è buona al momento e chiaramente l'affluenza, vedremo poi i risultati alla fine del progetto, perché noi abbiamo dato un appuntamento a tutti, a tutte le famiglie, poi loro sono libere di venire o meno, ma per motivi di tempo non potevamo chiedere prima l'adesione, abbiamo dato a tutti la prenotazione e quindi alla fine vedremo l'affluenza, al momento siamo sull'80%. Utile e molto ben pensata per facilitare il rientro a scuola in modo che non ci siano problemi dopo.